Sindaco, in questi giorni a Napoli e in Campania tanti turisti, abbiamo ricevuto anche note stampa di associazioni di categorie, insomma, che si dicono soddisfatti, questo è un ottimo segnale di ripartenza, bisogna anche lavorare poi sul trasporto pubblico. Sì, diciamo, è chiaro che noi abbiamo una grande presenza di turisti, abbiamo numeri molto importanti, non solo questo fine settimana, ma guardando le proiezioni, i dati che abbiamo sono molto importanti, sono dati molto confortanti che arrivano fino all'estate e all'autunno, quindi numeri veramente significativi. Chiaro che la città, noi abbiamo cercato di fare il massimo in questo periodo breve per cercare di dare una risposta come servizi. È chiaro che i servizi non sono ancora all'altezza di una città turistica, quindi noi siamo, insomma, questo è necessario mettere in campo investimenti sui trasporti fondamentali, nuovi treni e anche intervenire sulla dotazione, diciamo, anche economica dell'ANM. Io ricordo che c'è stato un taglio molto importante che è stato fatto dalla precedente amministrazione sul trasferimento all'ANM, che questo comprime il costo del lavoro insomma, e questo crea anche delle difficoltà per i lavoratori che invece si stanno impegnando con grande devo dire, insomma, disponibilità insomma, a cercare di fare il massimo. C'è un lavoro da portare avanti, questo riguarda anche un po' il decoro urbano, una migliore organizzazione che però già insomma, stiamo facendo, abbiamo messo delle squadre per la sistemazione del verde, per una pulizia straordinaria nei posti più insomma, caratteristici della città, si sta lavorando tanto, è chiaro che dobbiamo fare ancora molto, però sono fiducioso perché l'importante è procedere con un miglioramento continuo, con un modello organizzativo che consente poi di mantenere nel tempo la qualità dei servizi e anche facendo poi degli interventi strutturali, anche fare dei restauri. Noi abbiamo avuto oggi il problema di Castel dell'Ovo che purtroppo è stato chiuso perché sono caduti dei calcinacci. Adesso i tecnici stanno lavorando, ne faremo un intervento straordinario, ma per risolvere definitivamente il problema ci vuole un intervento di restauro complessivo che non è stato fatto, insomma, da 15 anni. Poi c'è un problema amministrativo perché la convenzione col demanio era scaduta da 2 anni e adesso la stiamo rinegoziando. Insomma, ci sono tante complessità che però un po' alla volta cercheremo di sistemare.